Siamo del Book Blog, quindi lo spazio dei giovani del Salone del Libro. Volevamo chiederle, visto che lei afferma che l'eternità e l'infinità dell'essente è ciò che si sottrae da ogni concetto, e quindi una sorta di soggettività che è comune a tutti gli uomini, com'è Che possibile? soggettività vuol dire? Una. Che soggettività è un pensiero della cosa secondo questa dimensione, che non è determinabile concettualmente, ma non è niente di soggettivo. È una dimensione obiettiva dell'ente, la singolarità dell'ente, non qualcosa di soggettivo. Capisco. Di conseguenza, come definisce questa dimensione dell'ente? E lo è finito, come l'ho definito? L'ho detto, la singolarità dell'ente, cioè l'ente può essere detto in rapporto ad altro, l'ente può essere detto secondo la sua costituzione materiale, l'ente può essere detto in tanti modi, ma può essere detto anche per se stesso. Detto per se stesso, no, detto, forse indicato per se stesso, forse una dimensione che non puoi predicare, ma puoi indicare.